Il 25 aprile Udine era ancora fortemente presidiata dalle forze tedesche, che controllavano anche le principali vie di comunicazione. Il presidio tedesco occupava la zona di Piazzale Osoppo, che era trincerata, munita di cannoncini anticarro e di mitragliatrici pesanti, e poi dietro il palazzo della Birreria Moretti c'era l'abitazione del comandante tedesco, la piazza di Udine, Voig, che era anch'essa fortemente presidiata. Poi in piazza Primo Maggio Palazzo Cantoni era protetto da reticolati e guardie armate erano un po' ovunque nella piazza, come vicino alla sede della polizia segreta nell'adiacente via Cairoli. Un carro armato poi sbarrava l'imbocco di via Manin e bloccava praticamente l'entrata nel centro della città, nel cuore della città. Nei giorni 26 e 27 si registrarono i primi scontri, ma erano scontri di poca entità. Le forze tedesche sono presenti già, abbiamo detto, in modo pesante e sono molte poi le truppe che sfilano in città da Viale Venezia a Viale Tricesimo per andare a raggiungere il confine austriaco. Le formazioni partigiane e in primis quelle garibaldine si impegnano in combattimenti per impedire proprio che le colonne tedesche continuino a transitare per il centro della città. Si combatte già nei casali Paparotti, a Povoletto, a San Gottardo e dal 27 di aprile si discute per la formazione di un comando unificato Garibaldi-Osoppo. Le trattative sono estenuanti, ma infine prende corpo questo comitato unificato. Al vertice c'è Vincenzi, cioè Emilio Grossi, vicecomandanti sono Nincci, Lino Zocchi della Garibaldi e Verdi, Candido Grassi della Osoppo. Commissari politici poi sono Andrea, cioè Mario Lizzero, della Garibaldi e Paolo, cioè Alfredo Berzanti per la Osoppo. La brigata Udine, guidata da Furioso, cioè da Orlando Tosti, è destinata alla presa di Udine da questo comitato unificato. Iniziano intanto le operazioni per procurare armi e munizioni e in via Martignacco viene istituito il centro di raccolta delle armi. Il 28 e il 29 aprile si susseguono azioni di disturbo contro le colonne tedesche in ritirata e azioni in città in più punti, specialmente periferici, tanto che i tedeschi sono costretti ad abbandonare diversi magazzini e depositi. Lunedì 30 aprile il comando unificato dà l'ordine di insurrezione generale, anche se alcune formazioni avevano già iniziato i combattimenti, come abbiamo detto prima. I partigiani occupano Piazzale 26 Luglio, la stazione ferroviaria, il frigorifero di Via Sabadini, alcuni dei depositi di benzina e molti punti nevralgici delle vie di comunicazione. Presidiano poi i ponti sul Cormor, a Passons, a Santa Caterina, per evitare proprio che i tedeschi li facciano saltare in aria. Nella notte del 30 e nelle prime ore del 1º maggio, del 30 aprile, nelle prime ore del 1º maggio, gli ultimi reparti germanici sfilano per il centro della città. Intanto, Don Emilio De Roia, che era come rappresentante della Garibaldi, Osoppo e del Vescovo, ottiene dal colonnello Vogue la liberazione di 8 ostaggi e la rinuncia a far saltare l'acquedotto in castello e altri importanti impianti che erano stati minati. Vengono consegnate anche dal colonnello le chiavi del carcere di Via Spalato. Intanto nelle zone periferiche della città si combatte. Scontri di una certa entità, ci sono in via Barigravia tra Beivars e San Gottardo. Nel frattempo aerei inglesi mitragliano la città con incursioni che si susseguono per tutta la mattina.
Alle 6 del mattino in Piazza Libertà arrivano i partigiani della Osoppo e subito dopo quelli della Garibaldi. L'Osovano 3, cioè il Castenetto, innalza il tricolore in castello. Subito dopo i garibaldini, Saccomanno e Rosso, espongono la bandiera rossa. Durante la mattina il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale assume tutti i poteri di governo per il Friuli e insedia le nuove cariche civili, nomina il sindaco di Udine come sindaco di Udine il socialista Giovanni Cosattini, prefetto il democristiano Agostino Candolini, commissario alla provincia l'azionista Melchiorre Chiussi e questore il comunista Lino Zocchi. Intanto reparti motorizzati britannici entrano e già il 30 aprile in territorio friulano. E senza incontrare resistenza, tanto che la sera del 30 erano già sulle sponde del Tagliamento. La mattina del 1º maggio, la 7ª Brigata Fucilieri e il 27esimo Lancieri, provenienti da Oderzo, entrano a San Vito al Tagliamento, poi proseguono verso il Ponte della Delizia. Qui si incontrano con uno squadrone del 27esimo Lancieri, provenienti da Conegliano, che attraverso la statale 13 erano già entrati a Pordenone, che avevano già trovato liberata dai partigiani. Alcuni combattimenti vi furono intanto la mattina del 1º maggio nella zona di San Vito e di San Vito, nella zona San Vito Casarsa, alcuni combattimenti fatti proprio dai britannici. Solo verso mezzogiorno gli inglesi riescono a oltrepassare il Tagliamento, utilizzando un guado, che è un guado poco a nord del ponte stesso. Senza incontrare molta resistenza, è il 1º maggio, proprio nel pomeriggio, la 7ª Brigata Motorizzata Fucilieri entra a Udine da Viale Venezia. Udine è già saldamente in mano al Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale, tanto che nel rapporto che la 6ª divisione corazzata britannica farà, viene messo in evidenza come Udine, catturata senza combattere, trovata sotto il controllo dei partigiani, la cui efficienza è ovunque eccezionale, è ormai in mano ai partigiani. Le autoblindo britanniche entrano da Viale Venezia, attraversano il centro della città fino a Piazzale Libertà, tra ali di popolazione festante. Tra il 25 e il 26 aprile inizia lo stato d'allerta per l'insurrezione in una situazione difficile da gestire, perché sul territorio pordenonese sono ancora presenti più di 22.000 militari tedeschi. La liberazione di Pordenone parte con l'attacco e l'eliminazione dei presidi nazisti delle località periferiche. Il 27 arriva l'ordine di attaccare. E tra questa data, il 29 aprile, la brigata Garibaldi Antos si scontra con i tedeschi nella zona di Azzano Decimo, una durissima battaglia che porta alla morte 12 partigiani. La brigata Antos prosegue con la liberazione di Cimpello di Fiume Veneto e di Villanova, procedendo fino al ponte di Corva, alle porte di Pordenone, dove arriva nella mattina del 29. Il 28 aprile la brigata veneziana attacca il presidio nazista quartierato a Villa Dolfin di Roray Piccolo, che si arrende solo il 29 dopo un'incursione aerea degli alleati. Tra il 28 e il 29 aprile la brigata Dante di Nanni libera tutto il territorio a nord-ovest della strada Pontebane di Pordenone fino a Cordenons. La 15ª Brigata Martelli arriva e si apposta sui ponti del Meduna e più a sud di Corva, e la 14ª Brigata Martelli libera la zona sud-est della destra Tagliamento. Nelle operazioni partigiane, grande attenzione è posta alla tutela degli impianti industriali limitrofi al centro, come la Galvani di Cordenons, gli stabilimenti del cotonificio veneziano di Pordenone di Torre e il silurificio di Fiume Veneto, che i tedeschi volevano rendere inutilizzabile facendo brillare delle mine, operazione che non riesce grazie all'intervento dei partigiani.
Accerchiato il centro di Pordenone, le formazioni partigiane sono pronte per attaccare la città, in cui sono concentrati oltre 5.000 tedeschi provenienti anche da reparti di paesi vicini raggruppati per la ritirata. Il 29 aprile il gruppo Brigate Destra Tagliamento si apposta nel sottopassaggio vicino alla stazione ferroviaria e prende contatti con il CLN che verso mezzogiorno invia il comando tedesco Monsignor Gioacchino Muccin, arciprete del Duomo, per concordare la resa dei nazisti. Alle 14 è la volta di alcuni rappresentanti del CLN con Gerardo Toscano, Marino Valussi, Cesare Favaretti, Viale per l'Osoppo e Giovanni Arca, Barba per la Garibaldi. I nazisti chiedono 3 giorni per organizzarsi per la smobilitazione e di consegnarsi direttamente agli angloamericani, ma in serata si dispongono ancora con pattugliamenti, con uomini armati e con blindati. La loro ritirata inizia nella notte del 29, diretti a nord, con l'obiettivo di raggiungere la Carnia e i valichi alpini. La mattina del 30 i reparti garibaldini e osovani si mettono in marcia verso Pordenone, mentre nella periferia si svolgono ancora combattimenti, in particolare nella zona di Rorai, dove si sono concentrate le divisioni tedesche Göring, la 90esima corazzata e la 26esima divisione di terra della Luftwaffe. Inoltre, dal cielo piovono gli ultimi bombardamenti alleati contro le truppe tedesche in ritirata. Alle 8.30 i partigiani patrioti entrano in azione. La 15ª Brigata Martelli da est, la Brigata Antos da sud, la Veneziano da ovest e la Dante di Nanni da nord. Le operazioni sono dirette da Ardito Fornasir, Aio, comandante della divisione Modotti Destra Tagliamento e già commissario politico della Brigata Unificata Ippolito Nievo B. Il comando di piazza si installa nell'albergo moderno, che era stato sede del comando tedesco, mentre l'ordine pubblico è affidato a Cesare Favaretti, viale dell'Osoppo. Aio proclama da subito la legge marziale, in accordo con il CLN, perché la presenza di cecchini, collaborazionisti ed elementi della milizia di difesa territoriale è ancora un forte pericolo. Nel pomeriggio del 30 si procede, dopo un processo sommario, alla fucilazione di 11 elementi fascisti delle bande Vettorini Cappellin, nuclei collaborazionisti tra i più pericolosi del Pordenonese. Una scelta che costerà ai partigiani un procedimento penale della Corte di Assise straordinaria che durerà fino al 1955. All'arrivo delle truppe alleate, britanniche nel tardo pomeriggio del 30 aprile e americane il giorno successivo, la città è già liberata e gli organi di governo sono già insediati. Alla vigilia della liberazione, a Gorizia sono attivi il Comitato di Liberazione Nazionale, che raggruppa i rappresentanti di tutti i partiti politici italiani antifascisti, e lo Svobodilna Fronta, il fronte di liberazione sloveno. Il 29 aprile i due comitati decidono di dar vita ad un comando militare unificato per dirigere l'insurrezione e per gestire l'ordine pubblico dopo la ritirata dei tedeschi. Molto limitate sono però le forze militari su cui il comando italo-sloveno può contare. Si tratta di poche decine di uomini della brigata Sapisonzo e di alcune formazioni partigiane slovene presenti nei quartieri orientali della città e nei comuni limitrofi. A questi uomini però, nelle ore che precedono la ritirata tedesca, si uniscono i carabinieri e i militi della Guardia Civica e dell'UMPA che si mettono a disposizione del CLN. Nella notte fra il 29 e il 30 aprile i tedeschi lasciano la città e alle 8 del mattino del 30 aprile il CLN dà il segnale dell'insurrezione facendo suonare le sirene dell'allarme aereo. Dalle carceri vengono liberati i prigionieri politici, vengono distribuite le armi ai cittadini e vengono costituiti alcuni presidi nelle piazze, nelle strade principali e nella zona industriale di Stracis e di Piedimonte
dove i lavoratori del cotonificio triestino e della Safog si dispongono a difesa degli stabilimenti. Già nella prima mattinata del 30 di aprile, però, oltre 10.000 militari cetnici serbi e di altre formazioni collaborazioniste slave con numerose famiglie al seguito, cominciano ad affluire in città, diretti oltre Isonzo per arrendersi alle truppe alleate. Alla periferia della città, le truppe serbe si scontrano con le formazioni partigiane slovene e in città si abbandonano a violenze e a vandalismi. Particolarmente intensi i combattimenti attorno alle fabbriche cittadine presidiate dai lavoratori, che però, anche se a prezzo di diversi caduti, riescono a respingere i cetnici e impedire il saccheggio e la distruzione degli impianti industriali. Solo la mattina del 1º maggio, gli ultimi reparti collaborazionisti slavi abbandonano la città, lasciandosi dietro però numerose devastazioni e decine di morti. Il pomeriggio del 1º maggio entrano in città i primi reparti partigiani del 9° Corpus d'Armata sloveno, che prendono possesso dei principali edifici pubblici, assumono i pieni poteri e ordinano ai cittadini in armi di porsi ai loro ordini. Il 2 maggio il CLN Goriziano cessa ogni attività dopo che al suo interno si era prodotta una profonda frattura fra i rappresentanti del Partito Comunista e quelli degli altri partiti antifascisti sull'atteggiamento da tenere di fronte alle disposizioni emanate dalle autorità militari jugoslave. Nella stessa giornata del 2 maggio entrano a Gorizia anche le prime pattuglie della seconda divisione neozelandese del generale Bernhard Freiberg.